Buongiorno a tutti! In questo nuovo video tutorial voglio mostrarvi come realizzare questa fantastica stola che io ho trasformato in un poncho che ho deciso di chiamare Liberty. Per poterla realizzare io ho utilizzato il filato Alina, che già ricorderete ho utilizzato per realizzare la coda di drago, e ho deciso di ripuntare su questo filato, però questa volta su colore 14, che ha queste fantastiche sfumature del nero, del grigio e anche un po' di un blu molto scuro, che trovo fantastico soprattutto per essere indossato di sera. E vi ricordo che la cake è da 250 grammi, 50% acrilico, 50% cotone, e il metraggio è lungo circa 1000 metri. Infatti io non ho utilizzato tutta la cake, ammetto che me ne è avanzato un po', mi è avanzato l'esterno nero e un po' di bianco perché ho iniziato a lavorare dall'interno, però con quello che mi è avanzato voglio fare uno scaldagolo o comunque una pashmina da abbinarci con lo stesso colore. Devo ancora un po' decidere, quindi vi dico già che per le taglie più grandi della mia una sola cake va più che bene, e se siete una mia taglia ma non volete che vi avanzi del filato, non dovete far altro che andare ad aggiungere un motivo in più rispetto a me quando andrete a realizzare il lungo rettangolo, così vi viene un po' più lungo, quindi vi verrà tipo qui, cioè un po' più largo, scusi, diciamo lungo, perché così l'altezza, diciamo alto più di me, quindi vi arriverà qui, però potete farlo lungo quanto il mio. Taglia M, taglia L, andate a mettere un motivo in più rispetto a me, rispetto a quello che vi dirò appunto nel tutorial, però già dovrei avervelo detto nel tutorial. Comunque mettete un motivo in più e andate a lavorare per tutta la che vi posso assicurare che vi verrà lunga quanto la mia, che è circa 160 centimetri. Una cosa stupenda di questo filato, e vi voglio far vedere i colori ancora disponibili, due purtroppo sono terminati però altri sono ancora disponibili, di questo è rimasto solo una cake che è il colore tramonto. Abbiamo anche questa cake bellissima e anche un altro colore, quindi vi potete sbizzarrire a fare questa stola nel colore che più vi piace. Ma se non c'è un colore che vi diciamo aggrada, non vi preoccupate, vi metto anche il link per poter realizzare questa stola anche con il filato Brezza della Mondial, quindi se i colori che sono rimasti della linea non vi convincono potete dare un'occhiata ai colori del Brezza. A differenza dell'Alina, questo è da 900 metri, quindi ci sono 100 metri in meno, quindi in questo caso io vi direi andate comunque a mettere le catenelle che vi dico, però vi verrà un po' più corta, il che non è un problema. Se la volete invece lunga come la mia, allora montate le mie stesse numero di catenelle. Questo è per quanto riguarda la lavorazione del filato, e vi dico anche che io ho lavorato sempre solo con l'uncinetto del numero 4 e mezzo. Se avete una mano stretta vi consiglio anche di andare a lavorare con un uncinetto del numero 5 per avere una stola bella morbida, perché comunque a me piace definirla comunque una stola anche se è un poncio. Però mi raccomando, se avete una lavorazione molto stretta vi consiglio di andare a lavorare anche con un uncinetto del numero 5. Se invece avete una mano molto larga vi consiglio di andare a passare a lavorare con un uncinetto del numero 4, perché altrimenti viene troppo morbida con il 4 e mezzo. Un'altra cosa che vi voglio dire è che quindi si va a fare un lungo rettangolo che va cucito all'altezza delle spalle. Ah sì, come vi ho detto in descrizione vi metto il link al mio sito dove potete andare ad entrambi i due filati. Dicevo, si fa un lungo rettangolo che poi va cucito qui ad altezza delle spalle, e io in questo momento sto indossando il poncho in questa maniera, quindi come una stola molto elegante, ma c'è anche un altro modo che mi piace tantissimo con cui poter indossare questo poncho. Scusate, mi aggiusto così ve lo faccio vedere, tipo a mantella, quindi è fantastico anche poterlo indossare in questa maniera. Guardate che meraviglia, fantastico. E qui abbiamo le colorazioni, io lo adoro. Oppure lo potete indossare da quest'altro lato se volete che si veda di più il grigio, quindi di qua, più grigio rispetto, cioè quindi colori più tenui rispetto all'altro lato dove si vede di più quello scuro. Qua potete mettervelo in questa maniera in modo che si vedano i colori un po' più chiari, e questo se avete sotto un vestito. Io in questo momento ce l'ho uno blu, ma se sotto avete un vestito con i colori scuri magari è meglio mettere una parte più chiara sul davanti, mentre se avete un vestito bianco dei colori più chiari mettere la parte scura dietro avanti, in modo tale da creare appunto questa sorta di contrasto tra la stola, poncio che indossate e il vestito o l'outfit che indossate di sotto. Ultima cosa, vi lascio andare, la lavorazione è veramente semplicissima perché sono due giri che vanno sempre ripetuti, quindi mi raccomando come sempre se decidete di realizzare questa creazione, mi raccomando poi mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncinettando con Elsa o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncinettare e Spiruzzare, oppure potete taggare su Instagram dove mi troverete come Elsa Faccio. E noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial.
Per realizzare il nostro poncho stola, è una stola che poi trasformeremo in poncho, io ho deciso di utilizzare il filato Alina, questo qui, questa bellissima cake con cui ho già realizzato una coda di drago, però questa volta come colore ho optato per il colore 14, che ha queste fantastiche sfumature che vanno dal grigio scuro a una sorta di blu ginzato scuro al nero, veramente bellissimo. Però qui, come potete vedere, ci sono anche altri colori. Allora, qui vedrete lavorarmi però con un campioncino, lavorerò sempre con lo stesso uncinetto, questo perché non voglio che il nero vi dia fastidio, quindi preferisco farvi vedere in un piccolo campioncino con un colore ben visibile. La lavorazione che andiamo a fare si ottiene su un multiplo di 13, a cui vanno aggiunte 3 catenelle per avere l'inizio uguale alla fine. E io in totale nella mia stola, cioè nel mio rettangolo, ho montato circa 68 catenelle. 68 catenelle mi permettono di avere un'altezza, perché questa sarà la nostra altezza e noi andremo a lavorare in lunghezza, di circa 35 centimetri. Mi raccomando, taglia M e taglia L, mettete un motivo in più. Questo vi permetterà di avere la lunghezza un po' più alta, quindi anche per chi ha seno va meglio metterci un motivo in più. Quindi anche se siete una taglia S, ma avete una quarta o una quinta di seno, io vi consiglio di andare a mettere un motivo in più rispetto a me. Taglia M, taglia L, un motivo in più a prescindere. Quindi, detto ciò, andiamo a far vedere come si realizza la nostra stola. Quindi mi raccomando, ripeto, multiplo di 13 a cui vanno aggiunte 3 catenelle e possiamo partire a fare il nostro primo giro, che in realtà questo lo definirei più un giro base, quindi questo lo chiameremo giro base e poi vi faccio vedere i due giri che vanno sempre ripetuti e che sono semplicissimi. E la lunghezza del nostro rettangolo dovrà essere molto lunga, perché deve fare il giro attorno a un braccio, le spalle e tornare dietro il braccio. Quindi dirò, secondo me almeno dovrò stare sui 150 centimetri, ma naturalmente una volta ho finito la stola vi dirò, cioè il rettangolo, vi dirò quanto centimetri è lunga e poi vi farò vedere appunto come chiuderla per trasformarla in poncho e quanto si va a cucire sopra. Quindi, detto ciò, possiamo andare a realizzare il nostro giro base. Tolgo un po' qui e vado a fare 2 catenelle che sono sta prima maglia alta. Salto la prima catenella di base, entro nella seconda e vado a fare una maglia alta. Ah, io lavorerò con uncinetto del 4 e mezzo. 3 catenelle, 1, 2, 3. Quello che vado a fare adesso lo farò per tutto il giro. Salto 3 catenelle, entro nella quarta e vado a fare 3 maglie alte. Una, due e tre. Salto 4 catenelle, una, due, tre, quattro, entro nella quinta e di nuovo vado a fare 3 maglie alte. Una, due, 3 catenelle, una, due, 3, salto 3 catenelle di base, entro nella quarta e vado a fare 2 maglie alte, una e rientro 2. E si ricomincia da capo, 3 catenelle di separazione. Salto 3 catenelle di base, entro nella quarta e vado a fare 3 maglie alte, una, 2, 3. Salto 4 catenelle, entro nella quinta e di nuovo da fare 3 maglie alte. Una, due, 3. 3 catenelle, una, due, 3. Salto 3 catenelle di base, entro nella quarta e vado a fare 2 maglie alte. Una e 2. E di nuovo si ricomincia da capo. 3 catenelle. Salto 3 catenelle di base, entro nella quarta e vado a fare 3 maglie alte. Una, due, 3. Salto 4 catenelle, entro nella quinta e di nuovo vado a fare 3 maglie alte. Non so perché oggi sono fissato con le 4, sono 3 maglie alte. 3 catenelle. Si saltano 3 catenelle e si vanno a fare le 2 maglie alte, però io adesso devo terminare il giro, vedete? Questo è quello che si ripete sempre, però per terminare il giro salto le 3 catenelle, entro nella quarta e vado a fare una maglia alta, entro nell'ultima catenella e vado a fare un'altra maglia alta. Io avevo fatto una catenella in più per essere sicura, perché per contare bene, quindi non mi serve, la vado a togliere in questa maniera.
quindi questo è il giro base. Ci giriamo con la lavorazione e andiamo a fare il nostro primo giro e realizziamo 3 catenelle che sono sta prima maglia alta. Entro nella catenella successiva e vado a fare un'altra maglia alta. 3 catenelle, una, cioè scusatemi, 2 catenelle, 1 e 2. Prendo il filo, entro nella prima delle mie 3 maglie alte. Quello che facciamo adesso lo fermo per tutto il giro e vado a fare 3 maglie alte. 1, 2, 3. 2 catenelle, 1 e 2. Vado nell'archetto tra le due maglie basse, tra i due gruppi di 3 maglie alte, quindi in questo archetto che si è formato, e vado a fare una maglia bassa. 2 catenelle, 1 e 2, vado dove ho l'ultima delle mie 3 maglie alte e vado a fare 3 maglie alte. 1, 2 e 3. 2 catenelle, 1 e 2, vado tra le due maglie alte e vado a fare 2 maglie alte. 1 e 2. E si ricomincia da capo, quindi 2 catenelle, 1, 2. Vado dove ho la prima delle 3 maglie alte, realizzo 3 maglie alte. 1, 2, 3. 2 catenelle, 1 e 2, vado tra i due gruppi di 3 maglie alte e realizzo una maglia bassa. 2 catenelle, 1 e 2, vado sopra l'ultima maglia alta e vado a fare 3 maglie alte. 1, 2, 3. 2 catenelle, 1 e 2, vado tra le due maglie alte e realizzo 2 maglie alte. 1 e 2. E si ricomincia da capo, quindi questo è quello che dobbiamo fare per tutto il primo giro. Vi faccio vedere come si termina. Andiamo sempre a fare 2 catenelle, entriamo nella prima maglia alta, andiamo a fare 3 maglie alte, 1, 2, 3, 2 catenelle di separazione, entriamo tra i due gruppi di 3 maglie alte, andiamo a fare una maglia bassa. 2 catenelle, andiamo dove abbiamo l'ultima delle nostre 3 maglie alte, andiamo a fare 3 maglie alte. 1, 2, 3. 2 catenelle, 1 e 2, e terminiamo il giro andando a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta. Quindi una, vado nella successiva, 2. Abbiamo terminato così il primo giro. Ci giriamo con la lavorazione e andiamo a fare il nostro secondo giro e andiamo a realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, una maglia alta sopra la maglia alta successiva. Quello che facciamo adesso lo dobbiamo fare per tutto il giro, quindi 3 catenelle. Questa volta vado nell'ultima delle mie 3 maglie alte e vado a fare 3 maglie alte, quindi 1, 2, 3. Vado nella prima del gruppo successivo di maglie alte, quindi salto la maglia bassa e vado a fare di nuovo 3 maglie alte. 1, 2 e 3. 2 catenelle, 1 e 2 e 3, scusate, 3 catenelle, e vado dove ho le due maglie alte, entro tra le due maglie alte e vado a fare 2 maglie alte. 1 e 2. E si ricomincia da capo, quindi 3 catenelle. Vado dove ho l'ultima delle mie 3 maglie alte, vado a realizzare 3 maglie alte. 1, 2, 3. Vado nella prima maglia alta del gruppo successivo e di nuovo 3 maglie alte. 1, 2, 3. 3 catenelle, 1, 2, 3, vado tra le due maglie alte e realizzo 2 maglie alte, 1 e 2, e devo fare questo quindi per tutto il mio secondo giro. Vedete, già si vede la forma che prende qui la lavorazione, molto particolare e carina. E andiamo quindi a chiudere sempre il secondo giro andando a fare sempre 3 catenelle. Vado dove ho la terza delle mie 3 maglie alte e realizzo 3 maglie alte. 1, 2, 3. Vado dove ho la prima delle 3 maglie alte, di nuovo 3 maglie alte. 1, 2,
3 catenelle, 1, 2, 3 e termino il giro andando a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta, quindi una e due. Quindi sono due giri veramente semplicissimi che vanno sempre ripetuti. Vi faccio rivedere un attimo il primo giro, così lo andiamo a fare insieme e andiamo a fare sempre 2 e 3 catenelle che sono mia prima maglia alta, una maglia alta sopra la maglia alta. 2 catenelle, andiamo dove abbiamo la prima delle 3 maglie alte, andiamo a fare 3 maglie alte. 2 catenelle, andiamo tra i due gruppi e andiamo a fare una maglia bassa. 2 catenelle, andiamo dove abbiamo l'ultima maglia alta del gruppo di 3 e andiamo a fare le nostre 3 maglie alte. 2 catenelle, andiamo tra le 2 maglie alte, andiamo a fare le 2 maglie alte. Quindi ricordatevi sempre, quando andate a fare il primo giro, dobbiamo fare 2 catenelle, i gruppi di 3 maglie alte e la maglia bassa tra i due gruppi del giro precedente, mentre quando andiamo a fare il nostro secondo giro sono 3 catenelle e due gruppi di 3 maglie alte. Ricordatevi anche che a inizio e fine giro dobbiamo fare le due maglie alte una sopra l'altra, mentre la separazione tra il nostro motivo lavorato, le due maglie alte vanno fatte tra le due maglie alte del giro precedente. Quindi questo è per ricordarvi un po' i due giri. Io vi ricordo che ho montato un totale di 65 catenelle per avere una larghezza, scusatemi, 68 catenelle per avere una larghezza di circa 35 centimetri e che adesso lavorerò fino ad arrivare a, penso a consumare tutta la cake, però vi farò sapere naturalmente se poi me ne avanza un po', se con quello che mi è avanzato farò qualcos'altro. Però per adesso io continuo a lavorare e vi dirò alla fine il mio rettangolo quanto l'ho fatto lungo e mi raccomando, ricordatevi per una taglia M, una taglia L di andare a mettere un motivo in più rispetto a me. Ho terminato il mio rettangolo e vi dico già che l'ho fatto lungo circa 160 centimetri, quindi in larghezza vi ricordo che era circa 34 centimetri, lungo 160 centimetri, veramente lungo. Adesso bisogna andare a fare in questa maniera: facciamo combaciare i lati più corti del nostro rettangolo. Scusate, qui mi ero messa il marcapunti quando l'ho provato e non ne ho tolto uno. Ecco, andiamo a far combaciare i nostri lati più corti qui e andremo a cucire dalla punta fino all'interno, lasciando liberi, penso almeno, adesso vediamo subito col metro. Io lascerò liberi circa 20 centimetri per lo scollo, quindi lascerò liberi circa 20 centimetri per lo scollo, quindi calcolate un 2 centimetri in più per taglia, quindi direi 22-23 taglia M, un 25 taglia L, un 27 taglia XL, più o meno così, e quindi andiamo a cucire per tutta l'apertura qui, in modo tale che appunto questa nostra stola si trasformi poi in un poncho. Quindi adesso vado a cucire appunto la parte superiore lasciando liberi 20 centimetri. Allora, ho terminato la cucitura, quindi come vedete questo è lo scollo della mia testa, mi raccomando, voi potete farlo anche più grande, io volevo uno scollo chiuso, quindi anche questa creazione è terminata, in quanto io sotto non la chiuderò e nemmeno di lato, lasciandola così bella, leggera, libera, proprio per essere una stola poncho da usare in estate e primavera.